Allora, che cosa hai cucinato poco prima? Allora, che cosa hai assaggiato prima? Allora, non è che ho assaggiato diciamo per modo di dire. Dopo il primo, dopo il secondo, dopo il contorno, che cosa c'è per deliziare lo stomaco? Dolce? No, l'insalata. L'insalata? L'insalata che sciacqua, come si dice un po' volgarmente, le sciacqua budella, come si dice. E abbiamo fatto un'insalatina con una bruschettina di pane, una cosa molto leggera, con un olio particolare, un aceto particolare. Conclusione di un grande pranzo. Ma non è giusto. A me è toccata l'insalata, capite? Già avevo fame, mi hanno fatto già bere del buonissimo vino e adesso io sto un po'... Questo me lo stanno dicendo un po' tutte, che stanno un attimino... Un attimino così, vedo un attimo la gente che balla e invece è ferma. Ma no, siamo tutti in vento. Senti, ma allora, tu hai un piatto forte? Allora, a me vengono molto bene i primi, quindi la pasta, mi piace cucinare la pasta e mi piace ovviamente fare i condimenti, mi piace il ragù mi viene molto bene perché avevo un nonno napoletano e quindi il ragù napoletano è imbattibile, ragazzi. E quello diciamo che riesco a farlo bene. E poi mi vengono benissimo le ciambelline al vino, le famose ciambelline al vino, i miei amici ormai vengono a casa mia solo per mangiare quelle. Ma sei bravissima! Mi piace tantissimo cucinare, da quando ho casa nuova, quindi mi sono fatta la mia piccola cucina a mia misura, mi piace starci dentro, mi piace cucinare per gli amici, ma anche per me, anche quando sono sola mi piace cimentarmi in cucina. Ma secondo te la cucina, cioè con piatto forte, può conquistare un uomo? Ma assolutamente l'uomo può essere anche preso per la gola, quello può essere, io credo che comunque un uomo che ha vicino una donna che sappia anche cucinare, che si sappia muovere proprio in cucina, che sappia creare dei pranzetti, delle scenette, sia per lui che magari per gli amici di lui o per il lavoro del proprio uomo, perché magari si possono organizzare a casa delle scene di lavoro, non so, è importante secondo me che la donna sappia deliziare il proprio uomo. E poi alla fine cercano tutti un po' la mamma. La moglie, insomma, secondo me è importante, è ovvio che non bisogna essere una chef, una cuoca rinomata o perfetta, però insomma... Una che si sappia dar da fare, che sappia fare almeno le cose basilari è importante. Almeno buttare la pasta. Scusate, ma... Senti, ma c'è un connubio tra Eros e cibo? Cioè, tu hai mai provato quelli che vengono definiti cibi afrodisiaci come le ostriche, non so, il caviale? No, non mi piace. L'ostrica non mi piace, il caviale neanche. Pesce crudo? Pesce crudo sì. Però io credo che anche con una buona matriciana possa scattare l'Eros, se realmente c'è. Quindi, insomma, non credo al pesce crudo, al pesce cotto, all'ostrica, alla fragola con la pappa. Quando c'è chimica, ragazzi... Va bene tutto. Ma tu in questo momento ti stai divertendo, ti stai riprendendo, sei contenta? Sto bene, sono positiva, ho cominciato a pensare sempre più positivo, quindi mi stanno succedendo delle belle cose, sono felice, vado avanti e credo che la vita va presa in modo positivo. Per farci... Certi lavorativi? C'è tutto in ballo, tutto da concretizzare, speriamo succeda presto, io incrocio le dito, fatelo anche voi con me. Ma invece queste lezioni? Sabaudia, la mia cittadina, sono nata lì, credo che è una cittadina che ha bisogno di persone giovani e di persone che hanno voglia di cambiare un po' le cose, no? Di fare, non dico una rivoluzione, ma quasi, perché ha bisogno invece di crescere regredisce ed è un peccato perché è piena di giovani, ha un mare bellissimo da bandiera blu, quindi credo che sia giusto che vengano sfruttate le sue grandi potenzialità al massimo. Sei pronta? Metto tutta, io mi metto in gioco, poi ragazzi quello che succede succede, comunque è un posto dove sono nata e cresciuta, quindi ci tengo particolarmente. È fantastico questo, ti sei lanciata in politica. Sì, diciamo che l'ho fatto anche un po' per la mia famiglia, mio papà è imprenditore nel luogo, ci sono altri suoi amici imprenditori, amici storici, quindi insomma è come un paese, una grande famiglia, quindi insomma unire le forze per far sì che succeda qualcosa di bello in un posto già magico di suo, ma se sfruttato al meglio veramente può essere una meta turistica alla pari di Porto Cervo, se non meglio. Senti, se ci riesci, il prossimo step sempre in questo campo, cioè ti immagini una tua futura carriera politica? Guarda, non lo so, adesso non te lo so dire, adesso io mi cimento in questo e vediamo che succede. Poi c'è sempre la mia prima grande passione, che è quella di recitare, di fare l'attrice, quindi insomma sto studiando per quello e spero prima di tutto di realizzarmi in quello. Un saluto a tutti.